Mater Biopolymer rappresenta un nuovo importante tassello del modello di bioeconomia di Novamont, azienda italiana leader nel settore delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti, ottenuti grazie all'integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Mater Biopolymer, in linea con il progetto di bioraffineria integrata nel territorio di Novamont, è un altro esempio virtuoso di rigenerazione territoriale e di valorizzazione di competenze e infrastrutture industriali non più competitive, con creazione di nuovo valore e occupazione. Lo stabilimento nasce dalla riconversione di un impianto dedicato precedentemente alla produzione di PET. Grazie alle innovative tecnologie proprietarie e al know-how di Novamont, le diverse sezioni dell'impianto sono state rigenerate per consentire l'utilizzo di materie prime di origine rinnovabile e l'applicazione di un processo più sostenibile e a basse emissioni. Mater Biopolymer è l'impianto da cui nascono i biopoliesteri Origo-B, una delle componenti che entrano nel processo di produzione della famiglia di bioplastiche compostabili Mater-B. Gli Origo-B, grazie alle loro caratteristiche, migliorano le performance tecniche ed ambientali del Mater-B. Ma da Mater Biopolymer nasce anche un nuovo prodotto per alimentare una nuova filiera, il THF, destinato all'industria chimica e farmaceutica. Mater Biopolymer, attraverso un complesso sistema di utilities, è un impianto destinato a diventare sempre più efficiente nella minimizzazione dei costi e degli sprechi attraverso il recupero e la valorizzazione degli scarti e dei fluidi, secondo i principi dell'economia circolare. Mater Biopolymer contribuisce a generare prodotti più sostenibili, nuove opportunità di lavoro nel settore delle bioplastiche e in tutto l'indotto, sia su scala locale che nazionale, e lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca, innovazione e formazione sul territorio. In un'ottica di miglioramento continuo, Mater Biopolymer diventerà inoltre una delle infrastrutture di bioeconomia più efficienti in Italia e in Europa, dal punto di vista energetico ed ambientale.